Allora, avevo già fatto questo video ieri, però mi ero dimenticata alcune cose e quindi ho voluto rifarlo. Questo è un haul di sopravvivenza, nel senso che vi faccio vedere delle cose che ho comprato, ma che mi servono fondamentalmente per la vita di tutti i giorni, tranne qualche cosuccia extra. Sto aspettando l'ordine di Machillalia per farvi poi il video pazzia sul sito Machillalia. Allora, prima di iniziare però ci tengo a precisare una cosa, è un'errata corrige, corrige, non so come si dice, del video, quello dei profumi. Mi vedo a scatti nell'anteprima, spero che questo video venga bene. Allora, video dei profumi, vi avevo spacciato il video di... il profumo di Intimissimi. Questo qua per low cost, in realtà la cosa è andata così. Siccome io lo sto finendo, sono veramente, cioè mi manca pochissimo per finirlo, sono andata da Intimissimi perché lo volevo ricomprare, convinta che costasse 10 euro perché mio marito l'aveva pagato 10 euro. Però mio marito l'aveva pagato 10 euro perché aveva costato adesso una gift card. Quindi se compri una gift card, aggiungere il profumo ti costa solo 10 euro, ma il profumo da solo costa 38 euro, infatti gliel'ho lasciato lì. Il profumo è questo qua, è buonissimo. Io ho, scusate, magari l'ho messo dalla parte giusta, il Romantica, lo vedete meglio sulla scatola sicuramente. Ce ne sono tre, c'è cioè il Romantica, il Passionale e Innocente, Intrigante, qualcosa con la I. Comunque, insomma, questo qua e probabilmente me lo farò, visto che sta finendo e mi piace un sacco, me lo farò riregalare da mio marito perché per le mie tasche costa troppo, quindi direi che come regalo di Natale può andare bene. Ci tenevo a precisare questa cosa perché appunto ve l'ho spacciato per profumo low cost, in realtà non è low cost e quindi niente, per doverosità di cronaca mi sono sentita di fare questa intro. Passiamo all'haul poraccio. Allora, sono stata da Lidl con mio marito, in realtà siamo passati per caso, però sono voluta entrare e ho comprato tre cose perché ovviamente la Lidl, come sapete, ha la marca Sien e la marca Isere che costano molto molto poco. Ho preso della Sien questo bel boccione. Questo popò di boccia che è uno shower gel al flower spirit, al potere del fiore, ragazze, anzi spirito del fiore. Questo l'ho preso perché, ragazze, è un litro, tra l'altro l'inci è qua e non mi sembra neanche proprio un malaccio. Un litro 1,29 euro, quindi sinceramente mi sembrava un ottimo ottimo affare. Sempre della Sien ho preso i dischetti, questi sono 140 e se non sbaglio li ho pagati 99 centesimi, comunque i prezzi sono sempre sull'euro. E poi ho preso della Isere, che ogni volta che leggo Isere mi viene in mente a Isere, ah, vabbè. Della Isere ho preso le salviettine struccanti, queste qua, sensitive, sono 25 per... E queste, se non sbaglio, le pagate 1,29 euro o sempre intorno all'euro. Insomma, scusate, mio marito mi ha buttato via gli scontrini e quindi non lo so, cioè, non me lo ricordo più. Comunque, vabbè, queste cose qua, niente di metafisico. Poi andiamo con ordine. Sono stata con Gigi Atopax a fare shopping. Mua, un bacio bella. Tra l'altro, devo assolutamente ringraziarla perché è arrivata e mi ha portato, ragazze. Cioè, milioni di campioncini, cioè tantissimi me ne ha portati veramente di tutti i tipi. Non so come, cioè, sono rimasta veramente senza parole. Mi ha detto: te, ciapa questi e portateli a casa. Grazie mille, davvero. Sono troppo contenta, nel senso che io poi li uso tantissimo, specie quando viaggio. Quindi, insomma, grazie, Gigi Atopax, veramente mua, un altro bacio, te lo mando perché te lo meriti. Con lei siamo state, da Eurospin e da Acquasapone. Allora, da Acquasapone ho preso questi due gel doccia perché erano in offerta, praticamente 400 ml di gel doccia, infatti pesano un sacco, perché sono per l'appunto 250 più 150 ml, venivano 1 euro l'uno. Allora, sono della Felce Azzurra linea benessere, questo è con olio di argan. E questo è con olio di karité. Io li smezzerò con mio marito, cioè darò a lui quello che gli piace di più come profumazione, però io li ho sniffati, li ho annusati e mi sembrano parecchio buoni, quindi vediamo come si comportano. E poi niente, sempre da Acquasapone ho preso le salviette della Laurella struccanti che costano 90 centesimi e io le amo, devo dire che finora sono le mie preferite. Le preferisco anche a quelle della Today, ma per una questione di fattore personale, nel senso che
Sono buone entrambe a livello di struccaggio, mi struccano esattamente uguale, solo che preferisco il profumo di quelle della Laurella, quindi assolutamente un parere soggettivo questo. Poi siamo state da Eurospin e ho preso i soliti dischetti della Fior di Magnolia, che voi sapete io li amo, costano, se non sbaglio, 90 centesimi, sono 120 dischetti, sono trapuntati. Anche quelli della Sien ho visto che sono trapuntati, però quelli della Sien non li ho mai provati. Vi metterò a confronto Sien, Fior di Magnolia e quelli del Penny, che ce li ho in bagno, che li sto utilizzando appunto. Poi, sempre da... all'Eurospin ho preso, e sempre della Fior di Magnolia, il profumo Wonder. Se avete visto il mio video sui profumi avete visto che ce l'ho già e che lo sto utilizzando, lo sto finendo. In realtà è un profumo estivo, quindi l'ho utilizzato molto l'estate scorsa, ma ho visto che invece che 5,99€ costava 3,99€, quindi insomma ho voluto, questo è chiuso, al cellophane, ho voluto prendere assolutamente un backup per la prossima estate, quindi questo lo terrò appunto nel, insomma, nell'armadietto. Poi ho fatto un piccolissimo ordine Avon, nel senso che ho preso proprio due cose, e ho preso un profumo, perché anche questo era in offerta. Ah ragazzi, ci saranno delle cose di cui adesso, di cui non vi dirò i prezzi, ma non per altro, ma perché ne ho prese più di una per fare dei regali natalizi. Siccome non so se le persone a cui le regalerò vedono questo video, preferisco così, per una questione proprio puramente etica, non dire i prezzi. Comunque sono tutti prodotti low cost, quindi insomma potete tranquillamente reperirli su un catalogo Avon, le cose che vi sto dicendo, e online, comunque le altre cose che vi farò vedere. Appunto, ho preso un profumino Kate's World Pretty Magical. Io questo profumo lo sto amando, a parte il packaging che è delizioso, cioè guardate che carino, veramente troppo carino. E poi praticamente, scusate ma sto leggendo le note, note di prugna e zucchero, delicato tocco di ricca fresa, sognanti accordi vanigliati. A me ricorda tantissimo il Pink Sugar di Acquolina, per intenderci, forse un po' più fruttato, però è veramente buonissimo, infatti ragazzi ho già iniziato a utilizzarlo, sono qua. Buonissimo, buono, buono, buono. E l'altra cosa, cioè veramente mi sono innamorata di questo prodotto, è l'acqua corpo, sempre di Avon, alla vaniglia e sandalo. Infatti anche questa l'ho già utilizzata, sono qua. È meravigliosa, cioè se avete modo prendetela, perché tanto costa pochissimo e vale veramente la pena, perché è buonissima. Cioè è veramente qualcosa. Se vi piace la vaniglia, io sto amando la vaniglia in questo periodo. L'anno scorso in inverno usavo il Vanilla Blues, il profumo Vanilla Blues, quest'anno non ce l'ho e mi sono appunto premunita di altri sentori vanigliati. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere sono delle palette, in realtà ne ho prese tre uguali proprio per fare dei regali di Natale, eccole qua. Sono delle palette assolutamente low cost che io ho trovato da Limoni e ve ne faccio vedere una. Ah, ve la volevo mettere a confronto, un secondo. Scusate, l'interruzione pubblicitaria, pubblicitaria no però, perché ve la volevo mettere a confronto con la Naked 2, che perché secondo me è la palette che più ci assomiglia. Allora, questa è, si chiama Nude Look ed è di questa marca Valentina D, che io sinceramente non conoscevo. Oltre a questa ce n'è anche un'altra con dei colori un attimino più colorati, insomma, più sfiziosi, cioè non nude. E la palette si presenta così, come potete vedere questa è la mia e non l'ho ancora utilizzata, ma ve la volevo mettere, no c'è la plastica, vabbè, adesso non ho modo di toglierla perché è tutta fatta su, però ve la volevo mettere a confronto con la Naked 2 perché è la palette che ci assomiglia appunto di più. Allora, vediamo se riesco a fare un lavoro fatto bene. Tac, tac, tac. Magari questo lo togliamo, cosa dite? Ok. Eccola qua. Secondo me è la palette a cui assomiglia di più, specie i primi quattro colori qua e il nero in fondo. È una palette assolutamente low cost. Io sinceramente non ho idea di quanto scriva e quanto sia pigmentata. Però, essendo una palette low cost, secondo me vale la pena assolutamente.
sto morendo. Assolutamente provare, scusate, mi sono ingolfata, c'ho oggi questo video veramente. E niente, vabbè, insomma, quindi questa. Se avete modo, appunto, fate un check. Ci sono anche sempre della stessa marca delle palettine più piccole, insomma, provate a guardare. E niente, quindi questo è quanto. Rimetto a posto il pennellino della Naked 2. E quindi niente, questi sono stati i miei risicatissimi acquisti. Niente, spero di esservi stata utile. Aspetto di farvi il mega haul quando arriva il pacco Machillalia, farvi vedere la mia pazzia annuale, perché voi sapete che io faccio un ordine sul sito di Machillalia all'anno, tra l'altro sempre il 14 novembre, cioè anche quello dell'anno scorso l'avevo fatto esattamente il 14 novembre e anche quest'anno. E niente, quindi questo è il mio haul semi poraccio di sopravvivenza. Spero di esservi stata utile, spero di avervi fatto compagnia. Vi mando un bacio enorme, muah, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!